Oggi diamo il bentornato negli studi Temporadio al vice sindaco di Castiglione delle Stiviere. Come annunciato, eccolo qua con noi il dottor Claudio Leoci. Bentornato vice sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, le coordinate, il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 338 17 19 105. Per telefonarci 0376 63 17 09, mail al diretto a @temporadio.it, c'è anche la pagina Facebook sulla quale siamo in streaming grazie a YouTube. La pagina è Il Gazzettino Nuovo e Temporadio, potete seguirci, potete scriverci in tempo reale. Allora, cominciamo subito col parlare di un sito di interesse comunitario, vice sindaco? Sì, mi fa piacere molto parlare di questo argomento perché è un fresco di decisione e di approvazione di delibera di giunta, una nostra richiesta avanzata alla Regione Lombardia per istituire un sito di interesse comunitario, ovvero un'area di tutela ambientale nel nostro territorio, in particolare nel nostro parco Colline Moreniche, ed è un'area che abbiamo, abbiamo fatto questa richiesta perché abbiamo un sito particolarmente importante che ha tutte le caratteristiche per essere inserito all'interno dei siti Natura 2000 previsti da Regione Lombardia, in quanto ha caratterizzato da un'importante biodiversità e quindi ha tutti gli elementi perché gli venga riconosciuto lo status, il titolo di area di riserva, di area da tutelare, che è la premessa perché possa essere un elemento di valorizzazione di tutto il territorio. Stiamo parlando della zona umida di valle su cui, come sapete, l'amministrazione sta lavorando da anni, sin dall'inizio del suo insediamento, con interventi di naturalizzazione, e presto ci saranno realizzati, presto nel senso di pochi giorni, cominceranno i lavori per la realizzazione di piccole infrastrutture che permetteranno la fruizione del sito per svolgere attività di osservazione della natura, tipo birdwatching per intenderci. E accanto a quest'area di valle, che è stata già oggetto di una interessante convenzione urbanistica che abbiamo stipulato con un'altra azienda confinante, che è l'azienda Cadellupo, accanto a quest'area ci sarà anche, è inserita anche la parte del Monte Merlo, che come sapete è un importantissimo prato arido, e sono tutti ambienti che vengono appunto tutelati da norme regionali. Noi abbiamo fatto la richiesta in Regione Lombardia, supportati anche dalla provincia, e per far questo abbiamo anche individuato, anche perché la nuova legge regionale, il nuovo disegno di legge regionale lo prevede, abbiamo individuato in una partnership con il Parco Regionale del Mincio la possibilità di definire un ente gestore di questo sito, qualora la Regione ci risponderà a breve, perché dovrebbe essere entro luglio, avere la risposta entro luglio, l'ente gestore del parco, del sito. È, come dicevo, una norma prevista dalla nuova legge, dal nuovo disegno di legge regionale, in cui appunto i siti Natura 2000, i siti di interesse comunitario, come appunto potrebbe essere questo, hanno la necessità di essere, la Regione Lombardia prevede che siano gestiti in associazione, direttamente anche dai parchi regionali di riferimento, nel nostro caso il Parco Regionale del Mincio, a differenza cosa che potrebbe avvenire anche per i PLIS, qualora i PLIS non fossero in grado di essere gestiti direttamente dai comuni. E qui mi permetto di dire che il Comune di Castiglione, che in questi anni ha svolto una serie di attività importanti di interventi sul parco e di valorizzazione del parco, l'ultimo è la realizzazione del sito internet specifico proprio del PLIS di Castiglione delle Stiviere, ci mette nelle condizioni per poter essere riconosciuti dalla Regione Lombardia come l'amministrazione comunale, il Comune di Castiglione, come ente gestore del PLIS, cosa che non a tutti sarà riconosciuto, perché se il PLIS è stato considerato dal territorio solo come una delimitazione geografica, è evidente che questo non comporta una sua gestione, quindi sarà messo in discussione dalla Regione Lombardia. Noi invece in questi anni abbiamo lavorato per questo e siamo sicuri di poter avere questo riconoscimento. Un gran bel risultato obiettivamente, appunto.
Vuole aggiungere qualche cosa? Sì, volevo aggiungere che questa non è soltanto ovviamente una cosa che è fondamentale, diciamo, non sono soltanto interventi di valorizzazione del territorio, di difesa del territorio fine a se stessa. La difesa del territorio, che ha un valore assoluto di per sé, diventa anche occasione, opportunità perché il territorio diventi una fonte di ricchezza. Noi stiamo puntando perché ci sia un interesse da parte dei privati perché si possa inserire anche il territorio di Castiglione in quel grande bacino di offerta turistica per quanto riguarda il turista ambientalista e il turismo naturalista, che possa dialogare in maniera proficua con il bacino del lago di Garda. E credo che questo, se ci sarà riconosciuto questo sito da Regione Lombardia, sarà un bel passo in avanti. E invito tutti, diciamo, gli imprenditori agricoli a tener conto di questo, perché secondo me se il mondo produttivo, il mondo privato coglie questo elemento, diciamo, di opportunità per il territorio, si apriranno degli scenari interessanti per l'economia castiglionese. Ecco, pratica ha già risposto in parte a quello che le volevo chiedere. Mi viene un esempio. Nella provincia di Viterbo c'è un lago vulcanico molto bello, tra l'altro, si chiama Lago di Vico, per esempio, che è frequentatissimo dagli stranieri. Non c'è neanche una costruzione, tra l'altro, su questo, tranne che in un puntino piccolo. Proprio grazie ai birdwatching, ai percorsi naturalistici, eccetera. Voi puntate quindi a fare qualche cosa, ma pensate anche di fare promozione però di questo, perché se nessuno lo sa, poi chiaramente... Certamente sì, come dicevo è attivo da pochi giorni il sito internet del parco e anche qui faccio un invito, tutte le attività che operano nell'ambito della ristorazione e dell'alberghiero, che hanno interesse a promuovere la propria attività, possono visitare il nostro sito internet e c'è il link anche sul sito del comune. E mettersi in contatto con gli uffici del comune, l'ufficio ecologia e l'ufficio del turismo, per poter chiedere di inserire i riferimenti della propria attività all'interno del sito, che sarà ovviamente un veicolo di promozione. Certamente, grazie. Cambiando argomento invece, parliamo della Pierossina anche, e tra l'altro anche, per esempio, anche recentemente Aldo Morandi anche aveva sollevato alcuni dubbi sul futuro della Pierossina, eccetera. Sì, un aggiornamento posso darlo, nel senso che come sapete c'era stata la richiesta da parte di Regione Lombardia alla provincia di Mantova di definire meglio i confini dell'area che la provincia di Mantova, con il supporto di tutti i comuni dell'Alto Mantovano, riteneva di dover continuare ad essere riconosciuta come area escludente, quindi un'area che all'interno della quale c'è il sito della Pierossina dovesse essere considerata escludente da Regione Lombardia nel suo piano di regionale rifiuti, in modo da impedire che si possa realizzare in quest'area una discarica nei prossimi anni. Regione Lombardia appunto aveva chiesto a Provincia di Mantova di definire meglio i confini di quest'area che è oggetto della sua richiesta. La Provincia di Mantova ha convocato tutti i sindaci dei comuni dell'Alto Mantovano interessati da questo argomento e concordemente si è addivenuti alla conclusione che ed è stata quindi inviata una risposta in Regione Lombardia in cui si definisce il territorio dell'Alto Mantovano, cioè tutto il territorio di ricarica degli acquiferi, cioè tutto il territorio che presenta delle caratteristiche geologiche tali da essere a rischio per la costruzione di una discarica, di essere riconosciuto appunto tutta l'area in quanto tale, demandando, come è d'obbligo, alla stessa Regione Lombardia poi prendere una decisione, perché è compito della Regione, perché è sua prerogativa quella di definire nel piano regionale rifiuti le zone escludenti piuttosto che le zone dove è possibile istituire le discariche. Stiamo aspettando che la Regione consideri definitivamente, perché in effetti siamo molto in ritardo, la richiesta della provincia di Mantova. Se riterrà Regione Lombardia di ridurre i confini di quest'area, lo può fare ovviamente perché ne ha titolo. Ci auguriamo che tenga fede a quanto è stato detto in più occasioni, anche in Consiglio regionale,
rispondendo ad una interpellanza di un consigliere regionale, l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia aveva dichiarato che mai e poi mai il sito della Pirossina sarà sede di discarica. Quindi se questa dichiarazione seguiranno i fatti, basterà semplicemente considerare e dare una risposta alle indicazioni date dalla provincia e quindi agire di conseguenza. Noi ci auguriamo che sia così e stiamo aspettando. Ovviamente. In caso contrario, io vado un po' più avanti, insomma, se per caso, si spera di no ovviamente, però se per caso ci fosse una, perché poi lì c'è una diatriba anche tra regione e azienda, mi pare, no? Tra sentenza, la legge è stata fatta dopo il tal periodo. La questione di tipo legale è ormai conclusa. Ecco. L'azienda è a pieno titolo proprietaria e ha disponibilità di quel sito. Ovviamente l'azienda proprietaria di quel sito è un'azienda che si occupa di discariche, vuole fare una discarica lì. Adesso è compito della politica, in particolare della Regione Lombardia, che sta mettendo a punto, che dovrà definire al più presto il piano regionale rifiuti, dire sì o no a un'ipotesi di questo tipo. Ci auguriamo, sarebbe devastante per il nostro territorio. Ricordiamoci che tutto il territorio si è sempre espresso da decenni, ma anche ultimamente ha manifestato preoccupazione e ha con delle uscite pubbliche tutto il territorio ha dichiarato, diciamo, la gravità di una scelta di questo tipo. La stessa Confindustria, la stessa associazione degli imprenditori dell'Alto Mantovano, in particolare gli imprenditori delle aziende agroalimentari, che ovviamente sono importantissime per Castiglione e sarebbero quelle che più di altri probabilmente sentirebbero degli effetti negativi di una cosa del genere, hanno espresso la loro preoccupazione con un documento in Regione Lombardia. Tutto questo sta a significare che il territorio in maniera unanime è convinto, diciamo, di quello che dovrebbe essere fatto e della gravità di una scelta di questo tipo. Ripeto, l'assessore regionale di Lombardia ha dichiarato pubblicamente più volte che alla Pirossina non ci sarà la discarica. I proprietari del buco della Pirossina sono dei gestori di discarica, la scelta è solo politica. Se decideranno di mantenere fede a questo impegno, noi ci auguriamo che avremo una risposta in tal senso. Certo. Fermiamoci un attimino con il vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, arriviamo subito. Sport. Nuove promozioni alla farmacia Giovannoli di Castiglione delle Stiviere. Con noi il vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, il dottor Claudio Leocci, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato della Pirossina, abbiamo parlato del sito di interesse comunitario, adesso vedremo anche altri argomenti, ma prima volevo magari fare un po' di chiarezza, grazie a Daniele, un messaggio di Daniele che scrive: dottor Leocci, dicono che Castiglione non è compresa nel piano strade, e poi leggo di sì, ma allora la storia com'è? Che è compresa. Nel senso, c'è notizia di oggi, anche il Gazzettino ne ha dato notizia in questi giorni, che il piano strade della provincia di Mantova prevede una serie di interventi molto impegnativi, perché parliamo di circa 7 milioni di euro di investimenti, per interventi sulle strade provinciali. Sappiamo tutti che le strade provinciali della provincia di Mantova, e non solo della provincia di Mantova, purtroppo sono in condizioni molto molto negative, a volte sono addirittura pericolose, devo dire. Questo perché le province stanno vivendo da alcuni anni una situazione di incertezza dal punto di vista proprio del loro ruolo e anche quindi dal punto di vista dei finanziamenti, delle risorse disponibili. Finalmente la provincia di Mantova ha avviato, diciamo, ha individuato un piano strade importante, molto dettagliato, all'interno del quale c'è sicuramente l'intervento sulla tangenziale di Castiglione, che, come ripeto, è messa, come tutte le altre strade della provincia, le strade provinciali, messa molto male. Male, certo. Allora, le leggo un altro messaggio. Servono indicazioni per i turisti, attrazioni. Invece ci sono i musei chiusi, nessuna indicazione, nessun trasporto. E volevo associare un altro messaggio anche: a che punto è il PLIS? Bisogna prevedere però piste ciclabili, chioschi, eccetera, chiede Roberto. Sì, un po' l'ho detto prima, per il PLIS noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio e abbiamo fatto una serie di interventi che hanno mirati alla sua valorizzazione.
sono stati fatti dei percorsi, sono stati istituiti e attrezzati dei percorsi ciclopedonali con l'aiuto del CAI. È stata fatta una chiaramente bisogna tener conto delle risorse, le risorse purtroppo sono molto molto limitate. Come ripeto, stiamo puntando molto sulla individuazione e sul riconoscimento del sito di interesse comunitario in una parte importante, stiamo parlando di più di 100 ettari del nostro PLIS come sito di interesse comunitario. Sicuramente c'è da fare tantissimo, sicuramente l'impegno nei prossimi anni deve essere quello di continuare su questa strada con la ricerca di finanziamenti, e se avremo il riconoscimento di SIC e quindi collaborando, perché di fatto sarà una collaborazione diretta con il Parco Regionale del Mincio, sarà la strada, la via da percorrere per poter accedere a finanziamenti e poter fare degli interventi di valorizzazione. Insisto nel dire che d'altra parte ci deve essere un impegno, diciamo una scommessa anche da parte dei privati per quanto riguarda una serie di attività che devono essere svolte. La valorizzazione passa per la comunicazione e la promozione, certo, ripeto, il sito internet del PLIS ormai esiste, vi invito ad andarlo a visitare, perché tra l'altro dà informazioni sul nostro territorio che magari non conosciamo, esatto, sugli aspetti naturalistici, sulla flora, sulla fauna che è eccezionale, e nello stesso tempo dà informazioni, deve dare informazioni, lo stiamo arricchendo, su quella che è l'offerta di tipo di ristoranti, di alberghi, di agriturismo, è la strada da perseguire. Allora, le leggo un altro messaggio prima di parlare di altro, invece, Vice Sindaco, buongiorno. L'amministrazione cosa fa per il lavoro? Cerca di fare quello che può, nel senso che ovviamente non è tutto di sua competenza, però credo che stia facendo molto. Proprio ieri pomeriggio c'è stato un importantissimo incontro con una importante rappresentanza degli imprenditori del territorio dell'Alto Mantovano, in particolare del distretto di Guidizzolo, dove il sindaco Lovellini, in qualità di sindaco del comune capofila del distretto del piano di zona, ha presentato un progetto per la promozione del lavoro in collaborazione con la provincia di Mantova e con il centro per l'impiego, praticamente. È un progetto che non sta a me, perché non lo seguo io direttamente, dare i dettagli, però che può essere, diciamo, per chi è interessato, può essere utilissimo entrare nei dettagli rivolgendosi agli uffici comunali. Si tratta di una piattaforma, di una sorta di servizio che i comuni del piano di zona metteranno a disposizione, da una parte agli imprenditori, alle aziende che nel richiedere le esigenze lavorative che queste aziende hanno, cioè di manodopera, comunque di personale più o meno qualificato per le loro aziende, dall'altra metterà a disposizione di chi cerca lavoro, giovani e non giovani, le informazioni tenendo conto di quelle che sono le agevolazioni di tipo fiscale che vengono dalle leggi regionali e nazionali per quanto riguarda le politiche dell'assunzione nel mondo del lavoro, e facendosi anche carico come organizzazione di eventuale percorsi di formazione per chi ne avrà necessità, cercando praticamente di dare una risposta puntuale a domande e offerte, mettendoli in comunicazione, abbinando a questo incontro tra domande e offerta anche la possibilità di interventi di formazione professionale, cosa che, come sapete, è molto qualificata nel nostro territorio. Il centro di formazione professionale di Castiglione da decenni produce, diciamo così, della manodopera qualificata per il territorio, che è riconosciuto questo da tutte le aziende, si avvalgono di questo servizio. Questa nuova funzione, e devo dire che tutto il territorio dell'Alto Mantovano, tutti i comuni del piano di zona hanno aderito a questo progetto, metterà a disposizione queste risorse, e devo dire la risposta di ieri delle aziende, che c'è veramente una buona partecipazione, lascia intendere che questa è, diciamo, i comuni fanno quello che possono, e questo è un passaggio importante. Certamente. Voltiamo pagina, ci sono tantissimi messaggi, però vorrei parlare un attimino della variante del PGT e anche del futuro dell'ex OPG.
Sì, le due cose in effetti vanno insieme, nel senso che noi stiamo lavorando, come sapete, sulla variante al piano delle regole dello strumento urbanistico, del PGT. È prossimo, sicuramente alla fine dell'estate, insomma entro settembre, faremo dei passaggi pubblici con la nostra proposta che verrà, su cui stanno lavorando i tecnici, e all'interno, come sapete, la chiave di volta di questo, di tutto il lavoro è promuovere gli interventi di recupero e di valorizzazione dell'esistente, in funzione del fatto che il prossimo futuro vedrà una drastica riduzione del consumo di suolo, così come prevedono le normative europee e anche la legge regionale approvata nel 2014, e andando appunto a favore degli interventi di recupero e di rigenerazione urbana. L'ex OPG in pieno centro storico, come tutti sanno e come tutti chiedono, in maniera quasi disperata, è un'area di estrema importanza, proprio un simbolo di quello che si può fare in un'area importante come interventi di recupero. Finalmente, dopo più di 10 anni in cui il vecchio progetto dell'ALER, che sono i proprietari dell'area dell'ex OPG, il vecchio progetto è rimasto praticamente inapplicabile, perché non rispondeva evidentemente ai bisogni del territorio, troppo grande, troppo faraonico. Finalmente, con il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, noi come comune e l'ALER come proprietari dell'area, siamo arrivati ad una conclusione. I tecnici dell'ALER incaricati hanno messo a punto un interessantissimo progetto di recupero, che prevede appunto il recupero dell'esistente laddove possibile, comunque un mantenimento sostanziale delle volumetrie attualmente presenti, dando delle risposte importantissime anche alla stessa viabilità nel centro storico. A giorni i tecnici, l'ALER presenterà, protocollerà questa richiesta, quindi sarà pubblica, sono fiducioso nel ritenere che questa è la strada giusta. Benissimo. Allora, parliamo anche di orti sociali, anche tra l'altro orti sociali che delle volte sono stati anche oggetto di polemica, perché si è detto che si sarebbe potuto fare qualcos'altro, a parte delle minoranze magari. Sì, per carità, tutte le opinioni sono lecite, e quindi va benissimo. Noi siamo convinti che un comune che ha pone attenzioni e un po' di risorse, stiamo parlando di qualche migliaio di euro, non parliamo di grandi investimenti, un po' di risorse nel dare risposte a delle esigenze di tipo sociale, come sono appunto le risposte degli orti sociali, sono dei comuni che lavorano per i cittadini. E non è un caso che su questa strada i comuni più virtuosi, i comuni più attenti a queste problematiche, stanno lavorando da anni. Noi siamo contenti dell'esperienza che abbiamo fatto nella zona sostanzialmente del primo maggio di Via Nenni, eccetera. E il risultato è ottimo. Certo, ci può essere un problema, ma come per tutte le cose ci può essere un problema anche di convivenza tra realtà che magari condividono o non condividono, però questo vale per tutte le cose, e devo dire che l'invito che si fa in questo caso, come per tutte le altre situazioni, è quello di essere intanto di rispettare le regole da parte di tutti, e le regole della convivenza in particolare, e le regole anche della convivenza, del rispetto reciproco. Detto questo, proprio perché quell'esperienza è stata molto positiva, abbiamo ritenuto di farne un'altra, e tant'è che domani mattina c'è l'inaugurazione dei nuovi orti sociali in via Garcia Lorca, per cui sarà un evento pubblico, nel senso che invitiamo tutti i cittadini a venire a vedere che cosa significano gli orti sociali, anche chi non conosce, che magari ha solo sentito dire che cosa si tratta. Domani mattina ci sarà questo momento così di festa per l'inaugurazione del nuovo lotto di orti sociali, che come sapete viene poi attribuito, ed è stato attribuito ai vincitori, a chi ne ha fatto domanda avendo i requisiti per poter gestire un lotto degli orti sociali. Allora, un ultimo argomento, le leggo un messaggio, dice: Solferino non sarà mai di Castiglione, punto esclamativo. E ce n'era un altro anche nel quale diceva: futuro con Solferino, dice Lara, ma se non ci vogliono lasciamo perdere, ci sono altri comuni. Allora, come sapete, è notizia di ieri, o dell'altro ieri, adesso non ricordo con precisione, che la commissione regionale ha analizzato la nostra richiesta
di la nostra Castiglione Solferino, dei due comuni, delle due, dei due consigli comunali, di istituire il referendum che, con cui chiamare i cittadini ad esprimersi sulla eventuale possibilità di fusione tra i due comuni, si è espressa in maniera favorevole, cioè ha ritenuto legittimo questa richiesta, e in particolare, siccome c'era il dubbio che è posto da alcuni cittadini, in particolare di Solferino, che la consultazione che c'era stata in aprile a Solferino, che aveva praticamente dichiarato di non voler non volere le funzioni associate con i comuni al di sopra di 15.000 abitanti, il dubbio che questa consultazione per estrapolazione potesse essere considerata già una risposta alla richiesta di referendum per la fusione tra i due comuni. La Commissione ha detto che così non è, perché quel referendum, che non era indetto dalla Regione ma dal Comune di Solferino soltanto, di fatto non poneva lo stesso quesito, perché poneva un quesito di tutt'altro genere, quindi la Commissione ha ritenuto doveroso procedere nella direzione del dare il via per istituire il referendum, cosa che si farà solo se ci sarà poi la delibera della giunta regionale per questo, ed è previsto, se si arriverà poi a questa conclusione, di poter fare il referendum in ottobre, novembre dovrebbe essere. Questa è l'occasione per rispondere anche alle domande. Sarà quello il momento in cui i cittadini di Solferino e di Castiglione si esprimeranno su questa possibilità. Noi come amministrazioni comunali, poi avallate dalle votazioni quasi all'unanimità per Castiglione invece a maggioranza per Solferino, di chiedere appunto di avviare questo percorso, questa decisione si basava sulla convinzione che questa possa essere un'opportunità per le due comunità. Noi, tutto il territorio in questi anni ha goduto di una serie di servizi molto importanti, a cui è difficile, anzi direi impossibile, fare a meno, perché sono il segno di una elevata qualità della vita del nostro territorio. Certo. Le risorse sono importanti però per poter mantenere questi servizi. Prima c'erano, oggi sono sempre meno. Questa può essere una strada per poter avere delle risorse. Forse aveva ragione lei, era l'altro ieri la notizia, adesso questo comunque è indifferente. Ci sono tantissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggerli, glieli teniamo. Vorrei salutare Piero che dice: lei è di Castiglione e lavora molto per i cittadini, altri no. Grazie. Salutiamo Piero e ringraziamo il vice sindaco di Castiglione delle Siviere, Claudio Leoci. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.